a te e a tutti, ciurma, e benvenuti le giocherine in questo nuovissimo e probabilmente ultimo episodio su Finding Paradise. Vediamo ragazzi se per questo finale, dovesse essere il finale, riusciamo a raggiungere almeno i 20 like. Io vi auguro un buon primo maggio. Io mi sono ovviamente premunita di fazzoletti perché non si può mai sapere. La volta scorsa stavo smocciolando dappertutto perché non me l'aspettavo minimamente e mi servissero. Ebbene ragazzi, dopo aver dovuto dire addio con immensa tristezza a Fire, ci siamo poi ritrovati qui, credo nella memoria di Colin, anche se non riusciamo a capire cosa stia succedendo, perché Eva è riuscita a proseguire mentre Neil si è ritrovato risucchiato da questo posto qui, in cui ci sono tutti i ricordi comunque felici di Colin assieme alla sua famiglia. Per cui eccoci qua ragazzi, vediamo dove ci porterà ancora questa piattaforma. Questo è il momento della nascita del figlio ovviamente di Colin. Tu sei diverso anche dall'uomo che eri quando ti ho incontrato la prima volta. Non sei più distante come un tempo, quando sei qui sei davvero qui. Ok, immagino di dover andare anche prima di qua. Vediamo un po'. Ah, ci porta di sopra. Io pensavo ci avrebbe portato di sotto. Qua c'è Colin, ragazzi. Questo era il posto di Fire e di Colin, col suo libro, il suo diario. So che è bellissimo qui, disse Fire dopo una pausa, alzando lo sguardo al cielo. Ma hai passato così tanto tempo con me a immaginare quello che non poteva essere. Non ti sembra di stare dimenticando ciò che realmente è e tutto quello che potrebbe essere? Ok, senti, ho capito. Ho recepito il messaggio, mi senti? So che sei ancora lì, puoi venirmi a prendere ora. Penso stia parlando con Fire, ragazzi, eh? Maledizione, pensavo davvero che fosse lei. Oh oh oh. Aspetta, quello è proprio l'unico modo per... Che sta succedendo? Ci ricordiamo che Neil aveva fatto una specie di accordo con Fire. Oh Gesù! Eva prontissima. Ma dove capperi sei stato? Ho capito tutto, Eva. Ho capito l'impossibile. Voglio dire, mi è servita una vergognosa quantità di suggerimenti, ma credo che sia normale quando ci sei dentro in prima persona. Di che cosa sta parlando? Fermi tutti. Di cosa stai parlando? Già, di che diavolo state parlando? Fire. I sedativi hanno già perso effetto. Non mi sembrate troppo felici. Siamo qui per aiutare Colin e tu sei un processo mentale che ci sta ostacolando. Beh, per vostra fortuna avete già una soluzione per questo problema, vero? Quindi, il tempo a nostra disposizione è agli sgoccioli. Se volete cancellarmi definitivamente, vi conviene sbrigarvi. No. Non stiamo per cancellare te. Che vuol dire? Stiamo per cancellare noi stessi. Aspetta, cosa? A Colin non è mai servito il nostro intervento, Eva. Aveva già lei. L'abilità di cambiare la sua realtà, di vivere in un mondo diverso. Qualcuno che potesse riempire i buchi e dargli ciò che voleva, tutto nella sua testa. Lei è ciò che facciamo noi, Eva.
Eppure se n'è andata. Se n'è andata, il che vuol dire una sola cosa. Quello che stai cercando di dire? No, non può essere così. Quello che facciamo è diverso da questo. In che modo è diverso? Noi, perché è molto più di questo, c'è molto di più in quello che facciamo noi. Noi esaudiamo desideri, diamo un senso alla vita delle persone. Quello che facciamo è più di un amico immaginario. È molto più elaborato, certo. Ma per qualcuno che ha combattuto solo per smettere di rifugiarsi nella fantasia e accettare la realtà, forse il nostro essere qui è stato solo un amplificatore indesiderato. Un ricordo di tutta questa finzione dell'immaginario e le infinite possibilità che fanno sembrare la realtà meno importante di quanto lo sia davvero. Ehi, voi due, qui le cose non vanno molto bene. Non so cosa state escogitando, ma sarebbe meglio uscire da lì. E con sarebbe meglio intendo dovete. Dopo tutto questo, non credo abbia più importanza ormai. Non è più possibile implementare dei cambiamenti considerando il tempo che ci rimane. No, noi potremmo non avere abbastanza tempo. Ma cosa mi dici di lei? È già connessa all'interfaccia della macchina, giusto? Senza di noi, tutte le procedure saranno internalizzate. Così tante cose potrebbero essere fatte in una frazione di secondo. Stai suggerendo di dare il controllo completo del macchinario a un processo mentale del paziente. Le implicazioni etiche di tutto ciò sono... C'è un motivo se non è mai stato fatto. Non è mai stato fatto perché nessun paziente ha mai avuto una possibilità come questa. D'altro canto, che alternative abbiamo? Semplicemente andarcene e segnare il caso come chiuso. E cosa mi dici delle complicazioni legali? E il contratto dice chiaramente... E dai, Eva. Quando mai il contratto ci ha fermato? Ragazzi? Vai, ti seguirò a breve. Puoi non dire che non mi fido mai di te. Oh... Perché state facendo questo per noi? Beh, se fossi Colin nei miei ultimi momenti, mi fiderei più di te che di due sconosciuti in camice bianco, o sbaglio? Sconosciuti, dici? La tua collega aveva ragione su una cosa, però. Quello che fate è qualcosa di più che solo fare Dio con i ricordi degli altri. Siete stati qui solo un giorno, eppure in tutta la sua vita nessun altro ha veramente visto il mondo dal suo punto di vista come avete fatto voi. E ecco, siete stati i primi con cui io abbia potuto veramente parlare. In qualche modo strano, forse questa è stata una parte di quello che Colin desiderava veramente. Ci siamo incontrati in modo parecchio esplosivo, questo è sicuro. Controllo completo amministratore trasferito a... Fai. Starei bene. Solo un po' tesa, ecco. Beh, considerando le circostanze... Direi che la stai prendendo bene.
Ehi. Credi che in qualche modo io sia esistita veramente? Beh, per quello che la mia opinione può valere, credo che ognuno dei nostri ricordi e i loro contenuti siano semplicemente storie che raccontiamo a noi stessi. Buona fortuna allora. Colin conta su di te. La pressione sanguigna sta scendendo, i segni vitali si stanno affievolendo rapidamente. Credo si stia lasciando andare. Oh. Mi spiace per la vostra perdita. Prendetevi pure tutto il tempo che vi serve. Sarò in salotto a compilare le scartoffie. Quando saranno pronti le farò sapere. Ok. Siamo in game, ragazzi, e Colin se n'è andato. Ok. È sempre un po' amaro, vero? Vederli così, dopo essere appena stati nella loro testa. È quello che è. Ho solo un po' freddo. Era più caldo lì dentro. Quello che abbiamo fatto, pensi abbia funzionato? Difficile a dirsi. Proverò a scavare tra i dati ottenuti, ma beh, non è mai stato fatto così prima d'ora. Non so quanto possa essere coerente. Immagino avremo un altro casino di rapporto da compilare. Ce ne occuperemo quando la situazione si sarà calmata. Nel frattempo, mi sono appena ricordato di una cosa. Il diario di Colin. Allora, ci siete riusciti? Ci sono state complicazioni. Abbiamo provato a far fronte a qualcosa di poco ortodosso, ma non credo riusciremo mai a sapere cosa è successo nei suoi ultimi momenti. Ehi, Sofia mi ha detto che ha un accendino. Ah, certo. Oddio, leggo il diario, davvero? Thank you.
I never stood up very tall. I think my voice was fairly small. But there were times I'd want to shout, though my thoughts weren't sorted out. So I'd stumble and I'd fall. I learned to fly because of you. So if you left, I could go too. And everything you saw in me, that's what I wanted to be. Did I make it after all the grass on the other side? Is it only greener in my mind? I'd still want it the same, because trading my yesterday is to wish my life away. As we dream and as we grow, we have to learn to let things go. But let the wonder never fade, though we've turned 10,000 pages, flying higher, stuck below. I've searched for meaning amidst doubt. I finally figured that part out. And all the stories inside me, feels like I'm bursting at the seams. And you're here after all the grass on the other side. Is it only trading my yesterday is to wish my life away? Picchia. C'è
Cerchi qualcosa, vecchiardo. È da un po' che non ci si vede. Un bel po'. Non sei cambiata di una virgola. E di chi credi sia la colpa? Senti, speravo di incontrarci in circostanze migliori, ma lo so. Speravo solo di avere ancora tempo per raccontarti cosa è successo da allora. Non preoccuparti. Sono sempre stata con te. Sono qui solo per dirti addio. Dimmi solo una cosa, però. Hai ancora qualche rimpianto? Rimpianti. Sì, ne ho parecchi. Ma va bene così. Tutte le possibilità mancate, tutti gli sbagli e tutto ciò che volevo avere. Beh, sono stati parte di tutto questo. Hanno fatto sì che avessi tutto quello che ho ora. E quello che ho non lo scambierei per nulla al mondo. È quello che volevo sentire. Vai, ti stanno aspettando. È ora di tornare a casa. Ehi, Colin. Scusa se ti ho abbandonato ai tempi. Grazie per esserci stata quando non c'era nessun altro.
che cavolo! Pizzica! Non rigioco più sti giochi! Uffa! Pizzica! Beh, come sempre, devo spendere due parole sul gioco che ho giocato? Che diavolo posso dire? Cioè, che diavolo posso dire, raga? Cioè, non si vede? Non si vede? Pua, io non so, non voglio azzardare a dire che forse è stato anche più emozionante di To The Moon e di A Bird Story. Probabilmente di A Bird Story sì, anche se pure là, ragazzi, c'è lacrima a non finire. Perché, cioè, non posso dire che è più emozionante degli altri, perché c'è Mizzica, sono emozionanti tutti alla stessa maniera, raga, e cioè è stato qualcosa di unico, veramente un'esperienza, una storia veramente incredibile, cioè di un'emozione più unica che rara, cioè ma veramente. Mi è stato suggerito di aspettare la fine dei titoli di coda. Ehi, dove sei? A Scotch, bevendo a casa. Avevi detto che saresti venuto, forse era bevendo a casa. Ho detto che sarei passato per salutare, come faccio sempre, non per sorbirmi il funerale. Neil, quando è stata l'ultima volta che siamo rimasti? Lo so, ma pensavo solo che, cioè, glielo dovessimo dopo quello che... Dottoressa Rosalind, stiamo per cominciare. Vai pure, passerò dopo. D'accordo, goditi il tuo scotch. Sicuro. Ok, dove eravamo rimasti? Oh, 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 oh. Sei assolutamente losco, Neil. Ti avevo chiesto di bussare, non di hackerarmi la serratura. Passare al digitale è stata un'idea terribile. Perché non tenere entrambe le serrature? Acciderboli, Rob, non so nemmeno perché ti abbia voluto coinvolgere. Sentite, non abbiamo molto tempo. Ci state o no? Ci puoi scommettere? Quindi è questa la soluzione di cui stavi parlando? Sì, è lei. Vabbè raga, oddio. Allora, il valore di un videogioco, ragazzi, si può vedere secondo me da come ti lascia alla fine. Cioè, a me mi avete vista, ragazzi, ero in lacrime, disperata, tipo devastata un attimo fa, e adesso, sapendo che ci sarà un prossimo episodio, ragazzi, sono la persona più felice di questo mondo. Perché sono questi i giochi che vanno giocati, cavolo. Questi, con una storia così emozionante da lasciarti devastato quando il finale è quello che è. Io, cioè,
non so esprimere, ragazzi, le emozioni veramente che è stato capace di regalarmi anche questo gioco qui. Senza parole, raga. Sono stata la persona più felice del mondo a giocarlo, come quando sono stata la persona più felice del mondo a giocare Bird Story, come sono stata la persona più felice del mondo a giocare To The Moon. Emozioni uniche. Freebird Games, ti amo e ti odio allo stesso tempo, e grazie anche per quest'altra meraviglia. Raga, non posso dire altro, non posso dire altro su questo gioco perché penso di aver detto già tutto. E non parliamo della colonna sonora, che è stata veramente meravigliosa. Meravigliosa come la storia di questo gioco. Non posso che dare 10 a questo gioco e muti! Non so che altro dire, raga, se non che sicuramente questa sarà una delle serie che mi rimarrà nel cuore per sempre. Questo video e questa serie terminano qui. Grazie a tutti, un bacione e updosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, i link per fare delle donazioni e il sito digital24.it, dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.